gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Mister Leonardis, è finita da poco la partita con lo Stignano, 4-0, si riprende alla grande questo nuovo anno e si finisce bene anche il girone d'andata della Gioiese. Avevo parlato già prima, subito dopo la partita del Bianco, anche perché andavamo incontro alla pausa natalizia. Era una partita da prendere con le pinze perché il valore dell'avversario non era di quello di quelli da sottovalutare. E poi, essendo nei dilettanti, l'impatto con la ripresa non è mai positivo. Però siamo stati bravi a continuare a lavorare, cercando sempre di migliorarci, e l'impatto di oggi, l'approccio della partita, è stato dei migliori. Credo che c'è stata una netta superiorità da parte della nostra squadra, il risultato la dice lunga, bene così, guardiamo avanti perché tra due giorni già abbiamo il prossimo impegno. Lo Stignano, diciamo, ha tenuto bene per i primi 29 minuti, poi dopo il gol del vantaggio viola la strada praticamente è stata in discesa, in un quarto d'ora si è chiusa questa pratica. Sì, abbiamo sfoderato una buona prestazione, lo Stignano è venuto qua come molte squadre a cercare di colpire di rimessa, sicuramente agevolato anche dalle pessime condizioni del campo. Però siamo stati questa volta, a differenza di molte altre volte, molto pazienti nell'aspettare il momento giusto per colpire. Una volta andati a segno, poi abbiamo sfoderato, ripeto, una buona prestazione. Credo che ad oggi, concludendo il girone di andata, questa è stata una delle migliori prestazioni fornite alla squadra. E questa prestazione, mister, ti consente e consente alla tua squadra di allungare ancora in classifica sulla diretta concorrente che è attualmente il Bianco. Sono 7 i punti di vantaggio adesso, visto che il Bianco ha perso quest'oggi, sicuramente il girone di ritorno potrà iniziare sotto i migliori auspici. Abbiamo finito bene l'andata, mi ripeto quanto detto nelle prime partite: noi attualmente siamo imbattuti sul campo. Abbiamo finito bene l'andata, ripartiamo già da domenica con il derby bene. Noi interessa guardare noi stessi, più punti facciamo meglio è, fin quando la matematica poi non ci dirà di aver compiuto il nostro dovere. Grazie Nino. Grazie a voi.